Bene, buon pomeriggio, benvenuti e salutiamo questo Marco Pavan, autore. Una volta ogni tanto non devo presentare l'autore, sì, finalmente mi risparmia la parte biografica. Intanto grazie di essere con noi e aver accettato di presentare questo tuo libro di cui parleremo. Però la prima cosa che ti devo chiedere è: come stai? Beh, la risposta è semplice, sto bene. Rientrato in Italia ormai definitivamente da settembre, un bel cambio di vita, insomma, rispetto a quello che è stato l'esperienza di missione, e quindi pian piano sto rientrando in quello che per voi è la normalità e che per me pian piano lo sta ridiventando. Ecco. Poi parliamo sicuramente del libro, però si intreccia sicuramente, certamente anche con la tua esperienza in quel di Cuba. Intanto che paese hai trovato là? Qual è la grande differenza che hai trovato? Sei partito nel 2017, quindi pre-Covid, hai vissuto il Covid là, se c'è stato e non so come, e poi sei tornato e... Come hai trovato invece l'Italia 6 anni dopo? Allora, quando sono partito per Cuba ho trovato un paese che viveva diverse fatiche per quanto riguarda il tema della libertà, il tema dell'embargo, insomma, però era una situazione abbastanza stabile. C'è stata una grossissima crisi economica che ha coinciso con il tempo del Covid. Cuba, gli anni del Covid sono stati molto particolari perché hanno chiuso gli aeroporti per un anno e mezzo, quindi non si potevano entrare né uscire dall'isola. Quanti casi ci sono stati non lo si saprà mai, perché al mattino arrivava il funzionario del partito, convocava i medici, diceva oggi al massimo 100 casi. Quindi... era il partito che decideva quanti casi di Covid ci potessero essere ogni giorno, quindi sicuramente da quello che ho potuto intuire è stato un po' meno aggressivo che qua, però sicuramente tanti casi ci sono stati, un po' il fatto di essere in un paese caldo dove la gente sta molto per strada all'aperto ha favorito anche il fatto che i contagi non fossero poi altissimi. Le misure di protezione erano proprio ridicole, insomma, le mascherine ce le facevamo con le magliette usate, piuttosto che dal partito era arrivata la direttiva che quando si usava la macchina, ogni volta che si cambiava municipio bisognava scendere dalla macchina e disinfettarsi le mani e i piedi col cloro. Però in macchina ero da solo, quando facevo la coda per disinfettarmi col cloro ero con 50 persone ammassato. Oppure tutti i giorni ugualmente c'era la coda per il pane, per il pollo, centinaia di persone ammassate e lì si poteva. Però altre cose non si potevano fare. C'è stato un tempo in cui hanno chiuso le chiese, non si potevano più fare riunioni religiose, quindi qualche fatica c'è stata. Da lì è nata anche una crisi economica fortissima, nel giro di un anno i prezzi sono aumentati dell'800%, è mancata la benzina, hanno tolto la corrente e a tuttora per 12 ore al giorno, quindi pian piano la situazione è precipitata e anche adesso sembra strano da dire, però in realtà non si capisce mai qual è il fondo, perché ogni volta si riesce sempre a peggiorare. Anche rispetto a quando sono partito io, ormai da settembre, la situazione è ulteriormente peggiorata, per cui sicuramente dal punto di vista economico molto in affanno. Questo incide anche sulla gente, nel senso che è un paese dove la speranza si è ammalata. La gente, l'unico sogno che ha è andarsene. L'anno scorso il 5% della popolazione è emigrato, è stato l'anno con più emigrazione da quando c'è stata la rivoluzione. Quindi questa è la Cuba che ho trovato. Invece
l'Italia che ho trovato rientrando sicuramente cambiata tantissimo, insomma. Voi che avete vissuto alcune tappe pian piano, magari non ve ne siete resi tanto conto, anche semplicemente l'informatizzazione, la digitalizzazione di tutto, per voi è stato passo dopo passo e invece per me è tutto in un colpo, anche perché Cuba internet viaggiava a 256k velocità massima, quindi arrivare qua dove qualsiasi cosa si fa comunque online, eccetera, mi sono trovato improvvisamente ad essere un analfabeta digitale e sto pian piano recuperando. Ma anche dal punto di vista proprio della società e di chiesa è cambiato tanto. E sicuramente mi accorgo che c'è tanta fragilità, c'è da un lato ci sono delle ferite nelle persone che si portano dentro, c'è il desiderio di trovarsi insieme, di stare insieme, ma anche la paura. Mi stupisce soprattutto la fragilità dei giovani. Io insegno a scuola in due istituti superiori e per dire, anche prima di partire per Cuba insegnavo, prima di partire, per dire, in una classe c'erano uno o due situazioni educative particolari, insomma, con bisogni educativi particolari, eccetera. Adesso in alcune classi metà degli studenti, insomma, per cui si fa proprio fatica, hanno tantissime fragilità. Tante volte i consigli di classe ci sono più psicologi e psichiatri che insegnanti. È davvero cambiato tantissimo, insomma. E anche a livello di chiesa vedo alcune differenze, insomma, sicuramente siamo una chiesa che sta cambiando, che sta camminando, non sempre è chiara la meta dove si vuole arrivare, ma forse se ci si vuole fidare dello Spirito occorre anche non aver tutto chiaro, insomma, tante volte c'è proprio questo aspetto del fidarsi e dell'affidarsi. Hai già toccato argomenti che meriterebbero ulteriori riflessioni guardandoti riflettevo quanto tu questa esperienza a Cuba ti abbia in qualche modo cambiato. Non sei lo stesso, ma giustamente, perché se un'esperienza non muta e non cambia le riflessioni e la persona, vuol dire aver buttato via. Tu il tempo sicuramente non l'hai buttato via. E lo dico anche in virtù del fatto di aver letto questo libro, che tu subito dici che sono riflessioni mie a voce alta che voglio mettere e condividere con tutti voi. E ci proponi un cammino, perché ci fai camminare e ci fai riflettere su tanti aspetti. Dove tu dai un percorso che di per sé fa approfondire quello che è il titolo, no? Che potrebbe avere anche un punto di domanda, oltre che un punto esclamativo. Non ha né punto di domanda né punto esclamativo, ma potrebbe essere una convinzione come una domanda, che è: essere felici è un'arte. Tutte queste riflessioni le hai coltivate in tutti questi anni e ti sei trovato, l'hai scritto quando sei rientrato in Italia o arriva da prima? A Cuba. Sì. Che erano le riflessioni quotidiane, cioè tutto il lavoro che ti eri fatto. E riferito su una parola che hai già usato, che è quella della speranza, mi chiedo come, perché tu hai dedicato molte pagine su questo, e la domanda è, visto che eri in un ambiente estremamente difficile, come è stato possibile o come è possibile, come non è possibile dare speranza dove è difficile dare speranza? Il tema della speranza ritorna tante volte insieme a quello della felicità. Appena arrivato a Cuba
colpiva la gente che dice, insomma, tu vieni da un paese ricco dove tutti sono belli, bravi, felici, e vieni qua in mezzo a noi e quindi già poni una domanda a noi che siamo qua. In realtà, conoscendo pian piano i cubani, eccetera, non è così vero che noi siamo più felici di loro, no? E pian piano, ho maturato l'idea che le condizioni esteriori non influenzano il nostro essere felici o no, non influenzano la nostra capacità di sperare oppure no. Per cui c'è tanta infelicità qua, tante persone sole, infelici, che si sentono tristi, ma c'è anche tanta infelicità e solitudine là. Quello che mi ha colpito è il fatto che la speranza a Cuba è una speranza che pian piano ho percepito come ammalata. Ossia, chiaro, uno senza speranza non vive, sopravvive e basta. Quindi deve avere una speranza. Però è stata ridotta a una dimensione puramente materiale. 60 anni, insomma, di materialismo hanno fatto i loro effetti, per cui la gente sognava di andarsene da Cuba e pensava che immediatamente me ne vado da Cuba, immediatamente sono felice. Quindi si generava un meccanismo un po' perverso, per cui i cubani che erano ancora nell'isola speravano di andare negli Stati Uniti. I cubani arrivati negli Stati Uniti per sopravvivere negli Stati Uniti devono lavorare tantissimo, e quindi se da una parte erano schiavi perché non potevano dire ciò che pensavano, dall'altra parte erano schiavi perché se no non potevano sopravvivere. E i cubani da fuori però devono dare l'immagine di quelli che ce l'hanno fatta, per cui le foto che inviavano, case bellissime con piscina, che naturalmente non erano le loro, no? Quando tornavano a Cuba a trovare i parenti, facevano una settimana da nababbi perché dovevano far vedere che ce l'avevano fatta, però sempre con questa dimensione puramente materiale, quindi la fatica di alzare lo sguardo, insomma, sperare forse non è solamente questo, infatti forse la vera speranza ci rimanda a un compimento che è più in là e che la fede ci può aiutare a vedere. Tu parli molto del travaglio che c'è tra, cioè tra il legame che c'è tra travaglio e gioia, che è il passaggio, quindi il tempo dell'attesa. Come lo si vive questo tempo dell'attesa? Come non perdere, perché si lega alla speranza. Da che cosa? Perché poi l'altro la grande domanda è i dubbi che ti vengono, il farsi domande, no? Che a volte nascondiamo le domande per non darci delle risposte. Allora, sicuramente le domande sono fondamentali, nel senso che ci sono alcune domande che ci bloccano, ci impediscono di muoverci, di camminare, però ci sono altre domande che invece aprono un cammino. Quindi queste domande sono le domande fondamentali nella vita, sono le domande che è opportuno porci se vogliamo uscire dalla nostra zona comfort e vogliamo crescere. Quindi le domande sicuramente sono indispensabili se vogliamo essere persone nuove, se vogliamo crescere, se vogliamo maturare. Dall'altra parte c'è il legame tra croce e risurrezione, tra travaglio e felicità. Tante volte noi pensiamo che la felicità verrà poi, no? Adesso c'è la dimensione della croce, poi un giorno ci sarà la risurrezione. Adesso sei in una situazione di sofferenza e un giorno verrai ricompensato. In realtà forse la cosa non è così semplice, non possiamo pensarla come un prima o come un dopo, potremmo pensarla come il fatto che se vivo fino in fondo la situazione in cui mi trovo,
questa situazione diventa un'occasione, ossia non è che la croce è un incidente di percorso, poi una volta passata finalmente sei felice, però proprio attraverso la croce puoi sperimentare anche la risurrezione. L'Evangelista Giovanni parla della glorificazione di Gesù e coincide con la croce, no? Croce e gloria in realtà si danno insieme, non prima uno e poi l'altro. Per cui essere felici diventa un'arte, nel senso dell'imparare a non considerare il travaglio come un incidente di percorso, come una prova che Dio ci dà, piuttosto che qualche cosa che dobbiamo assolutamente superare in fretta, stando a contatto con un paese povero, con gente con tantissime difficoltà, che passa davvero tanto travaglio anche per le cose fondamentali della vita, questa domanda è una domanda che non è teorica, diventa reale, insomma. Eppure in mezzo a tutto questo è possibile incontrare la felicità quando si guarda la situazione in un modo nuovo, non come c'è questa situazione e devo in tutti i modi fuggire, ma anche in questa situazione posso trovare i semi della speranza. Il buon seme, per portare frutto e crescere, deve essere gettato nel terreno, sembra che muoia, che marcisca, in realtà sta lavorando sotto. Sì, mi trovo d'accordo, perché sennò il travaglio è un po' la definizione: prendi questa medicina amara ma ti fa bene, no? Il dubbio. Cioè, noi abbiamo fatto in Quaresima 3 incontri sul silenzio, no? Compreso il silenzio di Dio. Nella tua esperienza là, dove probabilmente ci hai descritto, anzi senza probabilmente, hai descritto una realtà molto diversa dalla nostra, molto, molto più difficile, perché quando materialmente hai difficoltà e diventa difficile poi fare certi tipi di discorsi, forse devi fare delle testimonianze. Ma proprio nel momento in cui tu fai testimonianze, il dubbio non arriva? Il dubbio del silenzio, o hai avuto l'udito sempre acuto in questo caso? Non c'è mai stato un dubbio, una crisi da questo punto di vista sulla presenza, sul silenzio? Sicuramente silenzio, nel senso che il nostro Dio non è un Dio che ti risolve i problemi come la lampada di Aladino. Molti a volte lo immaginano così, insomma. Anche noi tante volte, quando preghiamo, chiediamo qualcosa a Dio, ce lo immaginiamo più come la lampada di Aladino, come un distributore automatico: metto giù il gettone della preghiera e deve uscire il prodotto che richiedo, no? Per cui quando Dio non risponde, non fa quello che dico io, immediatamente vado in crisi. Però in realtà forse, e benedetta crisi in questo caso, va in crisi l'immagine di Dio che avevo, che era quella magari sbagliata, insomma. Forse Dio non è vicino perché mi risolve tutti i problemi, ma Dio è vicino perché è a fianco a me in mezzo ai problemi, insomma. Perché nella croce non sono solo. Gesù in croce era non abbandonato da Dio, ma è riuscito ad abbandonarsi a Dio, nonostante chi vedeva lo vedeva solo. Se sei figlio di Dio, scendi e ti crederemo. Lui è rimasto, quindi per loro questo era silenzio di Dio, non c'è. In realtà per Gesù questo silenzio di Dio era la difesa di un Dio che rispetta la nostra sofferenza, che cammina insieme a noi, che si fa compagno di strada, ma non ci impone mai, sempre ci propone un cammino, una relazione, un incontro.
dunque il silenzio da una parte spaventa perché può sembrare assenza, dall'altra parte forse il silenzio pian piano educa a un ascolto. E questo è la vera scommessa, soprattutto in un tempo come il nostro in cui facciamo fatica ad ascoltare, facciamo fatica a stare in silenzio. Questo già prima che partissi per Cuba era evidente, adesso ancora di più, insomma, quando vai per strada o incontri persone che parlano al cellulare o persone che ascoltano le cuffiette o persone che sempre sfuggono dal silenzio perché il silenzio fa paura, perché il silenzio ci obbliga a scendere in profondità di noi stessi, a prendere anche consapevolezza delle nostre fragilità, delle nostre paure, ma anche il silenzio forse ci educa a ascolto di qualcun altro. Magari quel qualcun altro non sempre mi dice tutto quello che voglio sentirmi dire e non sempre mi dice che sono il più bravo, il più bello, il più buono, il più capace. E quindi a volte nell'ascolto uno impara anche a pian piano lasciarsi educare, lasciarsi cambiare, insomma. C'è un'immagine, una cartolina che ti sei portato via da Cuba. Quando vedi un servizio o qualche cosa su Cuba, che cosa ti viene in mente? Allora, la prima cosa che mi viene in mente è il sorriso della gente, nel senso che questo mi aveva colpito fin dall'inizio. È un paese dove davvero la gente di batoste ne prende tantissimo. Quando rialza la testa è perché sta arrivando una batosta successiva. Eppure il cubano ha questa capacità incredibile di sorridere alla vita, questa capacità di non lasciarsi sopraffare dalle fatiche, alcune che ci stanno, altre che invece sembra quasi che se le vadano a cercare, però sa affrontare tutto col sorriso, che non è la superficialità di chi non si rende conto o di chi comunque deve prendere tutto in modo superficiale. Forse il vero sorriso è anche un sorriso educato, di chi impara a vedere comunque in ogni situazione che c'è un minimo di bello, di buono e di vero, nonostante tutte le complicatezze della vita. E poi questo sorriso lo unisco anche con la seconda immagine, che è quella dell'improvvisazione, nel senso che da noi io vengo da come carattere, sono un po' quadrato, insomma, poi anche da noi la pastorale è molto un pochino, o forse lo ero, adesso magari non, adesso è cambiato, un po' sono cambiato. Quindi un po' io così, un po' da noi la pastorale è agenda, incontri di qua e di là. Uno va a Cuba e poi sperimenta che non è così. Ho in mente sempre questa immagine. Vado a un villaggio per celebrare la Pasqua, arrivo, non c'è nessuno. Dopo un po' incontro una vecchietta, mi fa: padre, non si può fare la Pasqua. Perché? Perché sono arrivate le patate. Le patate arrivano una volta all'anno e quindi la gente era in coda per le patate, perché se non faceva la coda e le prendeva, fino all'anno dopo non c'erano. Per cui vabbè, la Pasqua la celebriamo tra 15 giorni, insomma. Questa capacità anche di vedere la concretezza della vita, che a volte, insomma, va oltre i nostri programmi, le nostre cose. Tantissime volte magari avevo tutti i miei programmi, tutte le mie cose, poi di fronte all'emergenza uno vuole andare a questo villaggio, questo, quell'altro, 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 bene, non c'è benzina e quindi non si va.
a volte mi è capitato anche per qualche problema di salute, vorrei fare questo, quest'altro, andare a questo villaggio, celebrare la messa di qua, di là, non ce l'ho fatta. E quindi uno prende anche consapevolezza dei propri limiti, eccetera, però col sorriso. Io faccio come se tutto dipendesse da me, sapendo che in realtà niente dipende da me, insomma, siamo nelle mani di Dio in questo, e quindi so di essere in buone mani, al di là dei miei programmi, delle mie cose. Quindi il sorriso è proprio la cartolina più bella che mi porto via. Che dovremmo portare, stamparcela e vederla. Stiamo molto meglio, ma sorridiamo forse molto, molto meno da questo punto di vista. Ma è una cosa comune ai paesi simili, cioè dove c'è una povertà diffusa, ma c'è una gentilezza, un'allegria, una condivisione. Probabilmente condividere il poco è più facile che condividere il molto, perché si diventa gelosi. Essere felici è un'arte. La parola felici o felicità è una parola impegnativa, perché è il massimo traguardo, quindi è il massimo dell'ambizione, quella della felicità. E quindi, riflettendo, nel Vangelo quando trovi, secondo te, o per le scritture, il Cristo felice? Qual è l'immagine che tu puoi abbinare a Gesù felice? Gesù felice quando guarda la folla e si lascia toccare dentro. Felice non perché incontra un'umanità bella, eccetera, però proprio perché questa umanità l'ha toccata nel profondo. Dio che si lascia toccare da noi è un Dio ancora più felice del Dio onnipotente, perfetto, l'essere perfettissimo, insomma, che autosufficiente. Un Dio che si lascia toccare, si lascia sporcare da noi, è un Dio che diventa ancora più felice, perché la piccola goccia di bene che l'uomo può fare, perché il buon seme che Dio ha gettato nell'uomo ha portato frutto, e quindi Dio non può che esserne felice di questo. Quindi Gesù che si lascia toccare in profondità, vedendo la folla, perché era appunto come pecore senza pastore, allora capisce che lui come pastore può essere maestro in quest'arte dell'essere felice, insomma. Le beatitudini che Gesù ha raccontato alla folla e ai discepoli, appunto questo cammino per essere felici che ha proposto alla folla e ai discepoli stessi. Che forse è la cosa più difficile, essere, lasciarsi toccare in tutti i sensi, perché vuol dire lasciarsi coinvolgere, no? E andare, che forse è veramente in questo caso un'arte. Immagino che molti di voi abbiano delle domande, lo vedete oggi, poi lo rivedrete ancora. Sarà, però oggi è una rentrée, se no lo seguiamo sui social, oggi c'è la possibilità in carne e ossa di fare delle domande. Qualcuno di voi ha qualche domanda da fare? Parli adesso o taccia per sempre, eh? Prego. Allora, ho trovato una risposta a questa domanda in una intervista a Pupi Avati, che diceva che abbiamo dato ai giovani tutte le risposte senza però dare gli strumenti per arrivare ad avere le risposte, le cose che hanno. Per cui probabilmente quello che manca ai giovani è
questa capacità di lasciarsi interrogare con le domande giuste, insomma. Magari si fanno delle domande, si spaventano e si bloccano, anziché mettersi in cammino. Forse non sono abituati a camminare. Li abbiamo abituati che appena c'è una domanda ci deve essere subito la risposta. Appena voglio qualcosa, immediatamente ce l'ho, non puoi aspettare. Questa mancanza dell'attesa ha fatto sì che diventassero sempre, sempre più fragili, incapaci di aspettare. Sì, sì. Per cui, mentre, come dire, magari noi, io almeno do per scontato che fare missione qui, non so bene cosa voglia dire, se non cercare di vivere quello che sono. Allora, forse sono diverse le condizioni della missione, però mi rendo sempre più conto che è missione dovunque. Cioè, se smettiamo di vedere la nostra chiesa, le nostre parrocchie come il nostro carrozzone che dobbiamo portare avanti con le nostre iniziative e iniziamo a pensare a quello che è il rapporto col nostro essere nel mondo senza essere del mondo, il rapporto con gli altri, eccetera, forse questo ci fa capire che è qua la nostra missione è questa, insomma. Tutte le volte che magari diciamo guardiamo i numeri, questi sono quelli che abbiamo, eccetera, eccetera, da un lato vorremmo numeri grandi perché ci rassicurano. Quindi, missione vuol dire innanzitutto non lasciarsi spaventare dai piccoli numeri. Ho fatto anni andando a celebrare la messa, magari facendo un'ora e mezza di strada per tre persone. Eppure queste tre persone avevano lo stesso diritto di incontrare Gesù e magari di una celebrazione ben fatta, ben curata, con un'omelia pensata e non sbattuta lì perché erano in tre. Quindi i numeri non ci devono spaventare. E dall'altra parte il pensare tante volte. Uno si riempie di iniziative, di cose da fare, eccetera, e pensa che tutto coincida con le nostre iniziative che facciamo per i nostri, eccetera. In realtà forse ci vuole questo sguardo che va anche al di là di noi, insomma, siamo sempre nel mondo e quindi lo sguardo missionario dovrebbe aiutarci a vedere il mondo, insomma. Poi uno va in missione, rientra e dice, insomma, in realtà anche l'Italia mi sembra terra di missione. Se vediamo anche qua, molte diocesi, quanti preti accolgono e quanti preti hanno, dice, forse siamo terra di missione qua. Se vediamo quanta gente partecipa qua e quanta gente partecipa altrove, dice, siamo terra di missione qua. Forse questa consapevolezza ci può aiutare a guardare diversamente le cose, anche a pensarci un po' più come lievito nella farina, insomma. Allora, quello consumista è più sottile, nel senso che ti fa credere di essere libero e in realtà sei molto condizionato. Il materialismo ideologico è più dichiarato,
appena uno ha il coraggio di pensare, viene subito etichettato, viene subito bollato, viene subito processato. E quindi da quel punto di vista, pensare immediatamente fa più paura, e si vedono anche a livello ufficiale tantissime reazioni. Da noi, materialismo consumista, uno è portato a pensare che sta ragionando con la sua testa, che è libero, eccetera, in realtà è dentro un fiume, non si accorge che sta andando dove non decide lui, insomma. Se non abbiamo tutti l'ultimo cellulare, sembra che non possiamo sopravvivere. Se non cambiamo la macchina ogni 2 anni, sembra che non sopravviviamo. Se non tante cose, uno dice, vabbè, se con la macchina di prima non puoi più circolare, devi cambiarla. Su altre cose invece alla fine siamo indotti a pensare che devi fare così, insomma, devi essere un po' uniforme rispetto agli altri. Però allora, da noi è più sottile, più meno, se vogliamo, non organizzato, meno strutturato. Cioè l'ideologia marxista, almeno come l'ho vista io, è molto strutturata, molto un'ideologia a volte violenta, aggressiva. Da noi questa violenza non c'è, è camuffata molto più dalla tolleranza, dal rispetto, eccetera. In realtà è il rispetto, è ciascuno fa quello che vuole, ma quello che vuole è quello che qualcun altro ha deciso che deve volere. No, no. Allora, nella mia vita posso dire di aver sperimentato la presenza di Dio in alcuni momenti,
E proprio perché in quei momenti io sono certo di averlo incontrato, allora questo, anche nei momenti in cui mi sorge il dubbio, sorgono le domande, eccetera, questa certezza mi è d'aiuto in questi momenti di buio, di domande, in cui non riesco a vederlo, non riesco a sentirlo. E allora, pian piano, la domanda dove sei Dio, dov'è Dio, appunto, se c'è tutto questo, l'ho trasformata in un'altra domanda. Non è dove è Dio, ma dove sono io in quei momenti. Cioè, se ci sono le guerre, non è colpa di Dio, è colpa di chi le fa. Se non posso pensare che sia sempre colpa degli altri. Se io per primo, quando magari mi relaziono in modo aggressivo con gli altri. Quindi è dove sono io. Se io imparassi una modalità di relazione diversa, forse sarebbe più visibile. Il male è il rovescio della medaglia della libertà, ossia Dio non ha voluto dei cani al guinzaglio, ha voluto dei figli liberi. Se io sono libero per davvero, sono libero di dire di sì, ma sono libero anche di dire di no. E se Dio mi lascia veramente libero, anche quando io dico di no, è come un genitore. Quando vede il figlio che fa una scelta sbagliata, il genitore si logora dentro, ma non può sostituirsi al figlio nella decisione, a meno che non lo vuole come uno schiavo. E così è Dio. Quindi il rovescio della medaglia è proprio questo, che magari vede che su alcune cose ci stiamo un po' sbattendo via, ma non può decidere al nostro posto. È quasi un invito ad andare avanti. Stai continuando a prendere appunti, queste riflessioni proseguono, perché immagino e mi auguro, o no? Esatto. Essere felice è un'arte, come tutte le arti, e uno non può averla appresa una volta per tutte, ma è una cosa che è un cammino che dura tutta la vita, insomma. Quindi stai scrivendo? Ah, allora, in realtà... Allora, però prima di dire se sto scrivendo, vi dico come è nata la scrittura, insomma. Da quando sono partito per Cuba mi ero dato come scadenza mensilmente di scrivere una lettera. Allora, all'inizio uno scrive quello che fa, eccetera, poi fosse stata una missione dove fuochi d'artificio tutti i giorni, uno ha da raccontare tantissime cose. In un posto dove quello che puoi fare è la semplice presenza, dopo un po' esaurisci le cose che puoi raccontare come semplice cronaca. Per cui pian piano ho unito alla cronaca magari anche un po' la riflessione, magari come stavo vivendo alcune cose, oppure come io leggevo alcune dinamiche. Quindi è un pochino più un lavoro interiore. E quindi pian piano queste riflessioni sono confluite un po' in questo testo, che ha avuto anche un'altra origine, perché per la Quaresima dell'anno scorso la diocesi aveva chiesto a noi preti Fidei Donum a Cuba di curare il libretto diocesano Quaresima Pasqua, e quindi anche lì c'erano alcune
semplicissime riflessioni, proprio mignon, sul tema della croce e della risurrezione, e poi pian piano mi sono accorto che per pensarci io erano in realtà pensieri un po' più ampi, e pian piano sono confluiti in un discorso un po' più ampio, quindi un po' quello. E quindi questo libro nasce un po' da questo materiale, dall'esperienza che ho vissuto. Insomma, c'è tanta Cuba pur senza raccontare direttamente l'esperienza di Cuba. E dopo, parallelamente, sono nate altre cose. Insomma, io devo ringraziare una persona, insomma, che era in fondo la mia amica Nicoletta, che insomma mi ha aiutato tantissimo su tante cose, e mi ha aiutato nella scrittura di questo, insomma, è proprio brava nell'aiutare a precisare alcune cose. Poi in realtà è nato anche tra di noi un'altra scrittura, insomma, a modo di lettere che ci si scrive, non semplicemente raccontandoci ciao come stai, ma anche attraverso qualche personaggio di fantasia, no? Per cui è nato un personaggio, si può dire chi è il personaggio? È nato questo padre sito, e allora da lì all'inizio ho pensato, sarebbe bello ogni tanto, soprattutto nei mesi di pandemia dove non avevo niente da raccontare, avevo pensato a qualche raccontino di questo padre sito sul modello storiellina, e quindi li avevo scritti a Nicoletta. E dopo in realtà pian piano con Nicoletta è nata l'idea di tenere il personaggio buttando via i racconti, perché a volte nella vita le cose vanno da un'altra parte. Però da lì è nata un'altra idea, quella di un romanzo, che è appunto L'Oasi, che è sul procinto di arrivare anche quello, insomma. Proprio tutt'altra roba. E anche lì, insomma, si può parlare di nuovo di essere felici, si può parlare del cammino della felicità senza mai citare, sì, si può parlare di croce e di risurrezione senza mai citarlo, sì, in quel romanzo non viene mai detto una volta la parola croce e risurrezione, ma si parla di quello. Quindi come ci fai felice noi della libreria, che c'è un altro libro, siamo solo contenti. Quando uscirà? Titolo? Allora, c'è già uscito? No. L'Oasi. Dal deserto del cuore al cuore del deserto. Questo non è... No, non l'abbiamo. Prima, dopo le ferie, subito? Subito è impegnativo. Vabbè, però quindi... sicuramente... E quindi vuol dire che ci rivedremo un'altra sì, volta. Molto volentieri. Questo ci fa piacere. Speriamo. Ma scusa, sei tornato assieme agli altri sacerdoti? No, solo tu. Sono entrato solamente io. Sostituito o no. C'è il buco? Hai c'è lasciato il buco? Esatto. Ah. Allora, eravamo in quattro, adesso sono rimasti in tre. Nella parrocchia dove ero io, eravamo prima io e Don Adriano, adesso è rimasto solamente Don Adriano, 73 anni, quindi un carico di lavoro non indifferente, e la diocesi è alla ricerca di un altro prete che parta, e per adesso questa ricerca non ha ancora prodotto una conclusione. Insomma, speriamo che fai proselitismo che gira questo tempo possa essere. Don Mirko no, però Don Maurizio è scappato prima che ci fosse. No, sicuramente è l'esperienza di missione a Cuba. Allora, da un lato Cuba può affascinare come nome, poi in realtà dal punto di vista dell'esperienza concreta è un'esperienza tosta, insomma, per cui è anche una proposta che può essere fatta a chi non ha in mente vado a fare missionario e costruisco scuole, pozzi, faccio, perché si può fare ben poco, insomma. Però se uno è disponibile a un altro lavoro, tu sei contento di aver fatto questa esperienza? Contentissimo. È proprio sei anni, dal 2017 al 2023. Allora, sono tornato anche per qualche problema di salute, insomma. Per l'acqua. Allora, quando sono partito ero 90 kg e sono tornato 60 kg
in 2 anni, insomma. Quindi nel caso chi è interessato, cura dimagrante che funziona, insomma. Sostanzialmente il mio organismo fa un po' fatica ad adattarsi alla carica batterica che c'è. Il mio benvenuto a Cuba è stato, dopo qualche mese facendo la doccia, un batterio che mi ha perforato il timpano e quindi hanno dovuto ricostruirmelo. E poi pian piano è stato sempre un'infezione, un'altra. E io vivevo insieme con Don Adriano. Ogni tanto succedeva così. Siamo andati, stessi esercizi spirituali fatti. Torniamo, Don Adriano mi dice: Don Marco, sono ingrassato di 1 chilo. Mi peso io, Don Adriano, sono dimagrito 1 chilo. Quindi alla fine la media era sempre quella, però la distribuzione cambiava. Non lamentiamoci più dell'acqua di Vimercate, che è buonissima. Va bene, Don, grazie tante. Grazie a voi. I libri sono qui, lui è lì seduto, ve li può autografare.